sei vittima o testimone di una discriminazione, femminuccia, fai una brutta figura. Non sei più solo. C'è il contact center UNAR del Dipartimento per le Pari Opportunità. Chiama il numero verde 800 90 10 10 o vai su unar.it. Riceverai assistenza e interventi, perché discriminare è vietato. Contact Center UNAR. Spegni le discriminazioni, accendi i diritti. Grazie a Romano Delle Marche per questo invito e la continua collaborazione che abbiamo ormai da diversi anni. Sono molto affezionato alla figura dell'Ombudsman, in quanto la mia carriera lavorativa mi ha portato in Svezia a lavorare con l'Ombudsman nel lontano 2002, quindi il mio percorso è nato con l'Ombudsman contro le discriminazioni, che è un organo centrale del governo svedese e che ha avuto degli sviluppi incredibili durante gli anni, perché anche lì con le direttive europee si sono allargati a tutti i fattori di discriminazione, e mi ricordo che lontanamente lavoravamo sull'origine etnica, razziale e religiosa, e poi anche lì abbiamo avuto il percorso di allargarci a tutti i tipi di discriminazione. Poi il percorso che abbiamo fatto in Italia, e che è venuto un po' più tardi, è arrivato nel 2010. Anche noi, come potete vedere, abbiamo ancora il vecchio acronimo UNA, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ma l'abbiamo ampiamente superato questo acronimo, perché ad oggi noi ci occupiamo di tutte le discriminazioni. Quindi abbiamo allargato, come ce lo chiedeva l'Unione Europea, come ce lo chiedevano le direttive europee, di occuparci appunto di tutte le persone che sono vittime in Italia di discriminazione. E non a caso abbiamo deciso anche di coordinarci per lanciare questo nodo territoriale in questa giornata molto particolare, che è il 16 marzo ed è l'avvio dell'undicesima settimana contro il razzismo. Il 21 marzo è la giornata mondiale contro il razzismo, celebrata in tutto il mondo. Non so se vi ricordate, ma nel lontano 1960 a Shepherdville delle persone di etnia africana, nera, manifestavano per i propri diritti e furono tragicamente e barbaramente assassinate, parliamo di 68 persone, e da qui poi è nata questa celebrazione che viene fatta in tutti i paesi del mondo e viene fatta, diciamo, per ricordare che le discriminazioni forse non ci sono più a quel livello di apartheid, ma esistono completamente nella struttura sociale e soprattutto in questo caso anche nella struttura sociale italiana. E accendi la mente, spegni i pregiudizi è lo slogan con cui noi accompagniamo tutta la settimana, che per la prima volta avrà la partecipazione di addirittura 700 comuni in Italia, che è la più grande manifestazione che si è mai avuta contro le discriminazioni in Italia. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché grazie a una collaborazione ANCI, UNAR, che è stata veramente di successo, siamo riusciti a coinvolgere più di 700 comuni e le nostre magliette, che sono arrivate in perfetto timing, veramente, perché prima che arrivassi Anna era preoccupata, le magliette, ecco, le magliette sono sul tavolo e saranno distribuite, diciamo, ai nodi territoriali, quindi questo è anche un segno. Sì, abbiamo contato. Uno per l'ufficio, chiaramente. E poi cerchiamo di farci anche una foto, no? Così la mettiamo sui social network, perché la campagna è una campagna anche molto mediatica, che lavorerà molto sui social network, e cercheremo di portare, moltissimi sindaci indosseranno in questa settimana questa maglietta e si fanno dei selfie, no, ma è questa abitudine del selfie, l'abitudine molto in voga. E cerchiamo di entrare mediaticamente in quei social network che, ricordiamoci, sono anche uno dei motori di discriminazione in Italia. E dalle nostre ultime statistiche, adesso vi do un po' di dati, che sono i dati che hanno accompagnato la conferenza stampa della presentazione della settimana contro il razzismo, una conferenza stampa che è stata molto di successo, perché l'ha tenuta direttamente il sottosegretario Del Rio, e quindi una figura, diciamo, di altissimo livello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi ci tenevamo veramente a lanciare il Pompa Magna con tutti i media nazionali, affiancati da Fassino, che come sapete bene è il Presidente dell'ANCI, quindi abbiamo avuto queste due figure istituzionali molto forti. E i dati ci dicono, e lì è stata l'occasione appunto per lanciare i nuovi dati del 2014, quindi del report che si riferisce all'anno precedente, che le discriminazioni sono aumentate del 17%, quindi è un dato che ci fa riflettere.
E di questo totale, diciamo, che è, ha superato ampiamente le 1500, diciamo, segnalazioni, vediamo che il 25% arriva dal mondo dei media, e questo ci fa riflettere ulteriormente. L'importanza dei media è fondamentale. I media, come abbiamo detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, condizionano il pregiudizio delle persone, condizionano gli stereotipi, e noi con il monitoraggio che facciamo quotidianamente vediamo quante parole e bufale, chiamiamole bufale, vengono lanciate sui media per condizionare l'opinione pubblica e l'opinione delle persone. Stiamo facendo un gran lavoro, perché in questa settimana abbiamo una sezione dedicata che lanceremo sui media, scopriamo le bufale che ci sono sui social network. Come si è detto prima, no? L'avvocato Baleri aveva menzionato della composizione dell'etnia Rom, sinti e camminanti in Italia, no? Molti credono che siano milioni queste persone, invece sono solo 150.000, e di questi 150.000 addirittura 75.000-80.000 sono italiani da 300-400 anni, quindi più italiani di noi probabilmente, e solo una piccola parte, quindi la metà, sono italiani, diciamo, sono persone che provengono dai paesi dell'ex Jugoslavia o dell'area balcanica, quindi è veramente una piccolissima parte. Ma poi diciamo, la predominanza di un comportamento discriminatorio continuo all'interno dei social network, che sono usati dai nostri giovani. E questo ancora poco viene detto, ma l'hate speech, il classico discorso d'odio via internet, è fortissimamente presente in Italia. E noi stiamo cercando un rapporto, un dialogo diretto con i maggiori provider, che sono Facebook, Twitter e YouTube, per cercare di creare, non solo di bannare quei discorsi di odio che sono molto forti, che lo fanno gli stessi politici, moltissimi politici sono stati costretti a dimettersi. E ne ricordo uno con grande, diciamo, veemenza, lo dico perché abbiamo firmato un protocollo d'intesa regionale con la Regione Veneto, con l'assessore Stivalla, che pochi mesi dopo ha fatto un discorso di odio razziale sul suo profilo Facebook. È stato costretto a dimettersi per questo suo, diciamo, discorso razziale. Quindi anche, diciamo, quelli che diciamo, in modo bonario cercano dei rapporti anche con l'UNAR istituzionali, e cercano anche di ristabilire un dialogo diretto per questa rete territoriale che va a costituirsi mese dopo mese in tutta Italia, perché ricordiamoci che nasce nel 2007 e ogni anno, diciamo, ci sono nuove regioni che vengono messe a sistema nella rete territoriale dell'UNAR, e poi cadono in questi errori madornali e questi pregiudizi che hanno radicati in loro stessi e che non sono riusciti a rimuovere nonostante i protocolli di intesa, che sono protocolli di intesa molto istituzionali in questo caso. Ma tengo a precisare poi che il lavoro fatto con l'Ombudsman delle Marche è stato un buon lavoro. Io conosco molti di voi perché sono venuto in questo tour che abbiamo fatto nel 2012-2013 sulla formazione a Fano, a Grotta Ferrata e ad Ancona, quindi molti di voi li ho già incontrati. Ed è un lavoro che è molto importante perché prima ce lo chiede l'Europa. Il problema maggiore in Europa è quello che è chiamato in inglese underreporting, cioè è la sottostima dei dati e delle denunce reali. Noi ricordiamoci che quando io vi do i dati delle discriminazioni rappresentano solo la punta dell'iceberg del fenomeno, che in realtà è molto molto più radicato di quanto venga denunciato. Quindi quando io vi parlo di discriminazioni, e in questo caso vi parlo di eventi pertinenti che sono passati a un livello, un secondo livello, che può essere un livello di conciliazione o di rappresentare il discriminato in una fase finale di tribunale civile, del lavoro o penale o quello che sia, parlo sempre di dati sottostimati. E quindi il lavoro dei nodi territoriali e delle reti territoriali in Italia è di fondamentale importanza. Perché noi dobbiamo decentrare tutto, le discriminazioni avvengono nei territori, non avvengono a Palazzo Chigi, e questo ce ne siamo accorti poi con un cambiamento radicale di sistema dal 2010 in poi, quando abbiamo cominciato a occuparci di strutturare delle reti territoriali sulle regioni. E abbiamo capito che portare dei nodi territoriali nelle regioni e poi nelle province e poi nei comuni ha portato sì all'aumento della denuncia, chiaramente, perché
un ufficio diretto che ha un dialogo diretto col cittadino è un ufficio che può essere il collettore delle denunce e delle segnalazioni, che poi devono confluire chiaramente al nostro contact center nazionale per avere una stima generale dei dati. Ma questo è importantissimo, ve lo dico, perché noi tutte le strategie le facciamo e le analizziamo e le studiamo e le realizziamo grazie ai dati nazionali e grazie al monitoraggio nazionale che noi facciamo ogni anno. Il monitoraggio, che questa cifra che io vi do, no, di denunce pertinenti, poi va anche a tracciare una strategia e una proposta di modifica della normativa vigente che noi mandiamo al Parlamento stesso. Quindi ogni parlamentare ha i nostri dati e lo stesso Presidente del Consiglio, che come voi sapete è il primo ministro, il Presidente del Consiglio italiano, è garante dell'UNAR in questo momento, perché ha assunto sotto di sé la delega. E non essendoci, come ben sapete, un ministro per le pari opportunità, abbiamo una delegata del primo ministro che è l'onorevole Martelli, con cui noi dialoghiamo direttamente, ma sotto di sé comunque noi rispondiamo direttamente al primo ministro. Quindi diciamo è di fondamentale importanza riuscire anche a convincere con dei dati alla mano veri e reali la situazione delle discriminazioni che avvengono in Italia. E come vi ho detto, il problema della sottostima dei dati è un problema reale che abbiamo affrontato a livello europeo, in tutta l'Unione Europea c'è questo problema. Tra l'altro l'ECRI, non so se tutti lo sanno, ma è l'European Commission Against Racial Intolerance, quindi l'organo istituzionale contro le discriminazioni razziali, ha deciso di organizzare, lo fa una volta all'anno, chiamando a sé tutti i membri del Consiglio d'Europa, quindi sono 48 paesi non solo dell'Unione Europea ma anche dell'Europa allargata, a dibattere e a disquisire su come trovare nuove strategie per uscire da questo underreporting, quindi per innalzare il livello di denuncia che sappiamo tutti che è presente nei territori, ma che non viene poi spesso denunciato per una mancanza di dialogo diretto, in questo caso con gli enti locali o con coloro che dovrebbero essere quelli che dovrebbero essere i collettori della denuncia. Quindi veramente ben venga l'avviamento e l'avvio dei lavori di questi nodi territoriali. Ho visto con piacere, no, la composizione di questa rete, perché in particolare abbiamo lasciato, quando noi abbiamo lanciato il bando, no? Il bando di cui parlavamo prima, che è la fase finale, la fase di capacity building, abbiamo lasciato le regioni decidere come avviare la rete territoriale in base alle proprie esigenze del territorio. E vedo con piacere che il lavoro che è stato fatto nelle Marche è stato un lavoro di dialogo con il mondo associazionistico, questo non è scontato. Perché ad esempio in regione Emilia-Romagna le leggi editoriali ad oggi sono ancora portate avanti dalle province, quindi ogni provincia ha una sua rete territoriale, chiaramente che si aggancia anche alle realtà associative del territorio, però la fase fondamentale è stata quella appunto di dialogare fin dall'inizio, me lo ricordo bene quando abbiamo fatto il tour all'interno della regione della formazione, quindi erano sempre presenti tutte diciamo, le realtà locali più importanti del territorio. Quindi io dico che ben venga il continuo dialogo con le realtà associative, perché sono quelle che sono sempre poi in contatto con le potenziali vittime di discriminazione, quindi è assolutamente cosa fondamentale. E come vi dicevo, no, i dati che ci pervengono al nostro contact center ci fanno vedere che un aumento delle denunce e delle segnalazioni. Vi ho detto che il 25% sono denunce che arrivano dal mondo di internet e il 50% addirittura dal mondo dei social network, e il 19-20% arriva dal mondo del lavoro. Queste sono diciamo le due aree più critiche dove avvengono maggiormente le discriminazioni in Italia. Il mondo del lavoro da sempre rappresenta un luogo di incontro, diciamo, e soprattutto anche scontro, ecco perché poi le denunce sono così alte, e stiamo facendo moltissime cose nel mondo del lavoro, stiamo attuando una strategia sul diversity management, e quindi dialogando non solo con le parti sociali, con i sindacati e le parti editoriali, ma dialogando con le aziende stesse per cercare di portare all'interno del mondo del lavoro la cultura della diversità.
E la cultura della diversità, che non è una cosa così scontata, no? Quello che avveniva negli Stati Uniti d'America negli anni 50, quello che è chiamato affirmative action, gli Stati Uniti pagano tutt'oggi lo scotto, no? Lo vediamo nei fatti di Ferguson o comunque nelle periferie americane, che ancora i problemi di odio razziale non sono stati risolti, ma l'America ci ha dato, diciamo, uno spunto per lavorare con le diversità, facendo capire alle aziende che meglio stanno le persone all'interno dei luoghi di lavoro e più c'è profitto economico da parte dell'azienda, che è quello che alla fine è quello che vuole anche l'azienda, che ci sia comunque il dialogo sociale all'interno dell'azienda. E queste sono le due aree veramente su cui ci stiamo concentrando. La terza area molto importante è quella della scuola. Noi ricordiamoci soprattutto che la scuola rappresenta il punto fondamentale e tutti i tipi di scuole. E noi stiamo facendo un tour in tutte le scuole di giornalismo. Vi ho parlato prima del problema proprio dei pregiudizi che emergono sui media nazionali continui. Abbiamo pensato di andare a formare i giornalisti del futuro. Quindi tutti i ragazzi che stanno affrontando il percorso di formazione giornalistica nelle 11 scuole di giornalismo italiane stanno avendo un corso con noi non solo sulle antidiscriminazioni ma anche sul linguaggio da usare nei futuri articoli che faranno o sugli articoli che stanno cercando di fare durante la loro pratica. E queste sono tre aree di fondamentale importanza, no? Perché i giovani rappresentano il nostro futuro, anche se sono molto bistrattati, e lo vediamo dalle statistiche, il 40% degli under 30 è in cerca di un lavoro, sono disoccupati, ed è una delle situazioni più critiche dell'interna area dell'Unione Europea. Però c'è, diciamo, un futuro per i giovani, non è solo quello di andare all'estero, ma anche di crearsi un percorso in Italia. E però devono essere pronti perché saranno quelli che sostituiranno poi i dirigenti che andranno in pensione e devono essere formati alle diversità, quello che non è stato fatto precedentemente. Quindi questi tre settori, diciamo, sono i settori chiave su cui noi ci stiamo concentrando. E l'11 e 16, dal 16 al 21, come vi ho detto, ci sarà questa grande campagna Accendi la mente e spegni i pregiudizi. Abbiamo fatto vedere uno spot prima, ma da oggi ci sarà un nuovo spot su tutte le RAI che riprende appunto questo spot qua e che è basato soprattutto sulle discriminazioni etnico-razziali. Quindi riprenderemo il discorso, che è un discorso basato su tutte le discriminazioni e sulla denuncia su tutte le discriminazioni, e sarà dedicato solo a questa settimana particolare dove ci concentreremo sulle discriminazioni etnico-razziali. Quindi io vado alle conclusioni, no? Sono veramente contento di essere qui, ci tenevo, no? Abbiamo tantissimi impegni in questa settimana, mi vedranno molti itineranti in tante città italiane, però il lavoro che abbiamo fatto con l'Ombudsman delle Marche è stato un lavoro importante e da qui al futuro ci saranno moltissime cose da fare, soprattutto stabilire una vera rete, che sia una rete che collezioni segnalazioni. E noi abbiamo messo a sistema ad oggi 14 regioni che sono collegate al nostro contact center e quindi la cosa importante, ne parlavo anche con Anna in diverse telefonate, è quella di riuscire a portare verso di noi la regione, perché noi facciamo dei protocolli di intesa direttamente con la regione, quindi è importante che ci sia veramente rinnovo questo invito, lei, quindi vi rivolgo direttamente a lei, visto che è stata sostituita, no? Sì. E che dobbiamo dialogare chiaramente, no? E la regione per noi è il nodo più importante per dialogare e per stabilire il contatto sulla regione stessa. Poi chiaramente l'Ombudsman, che è organo della regione, chiaramente, però non ha quella parte politica, immagino, che è la parte politica che ci mette la faccia in questo caso. Quindi io vorrei veramente che si coinvolgano i livelli massimi della regione per poter portare a una firma del protocollo di intesa. Grazie.